In questo video, ragazzi, andremo finalmente ad assemblare il pacco batterie. Dall'ultimo video abbiamo fatto un test di capacità e, come già sapevo, la capacità di queste batterie acquistate appunto dai soliti siti cinesi risulta essere superiore a quella che mi è stata venduta. Quindi gioia massima, perché non costano poco. Oggi vedremo come assemblarle in parallelo e in serie. Come vi dissi nel video precedente, le abbiamo messe due a due in parallelo e poi le abbiamo collegate in serie. In questo modo abbiamo creato un pacco batterie 12 volt 640 ampere. A questo punto abbiamo 8 kW circa di corrente. La cosa fantastica è che, avendole caricate in maniera molto lenta e avendole scaricate in maniera molto lenta, l'amperaggio di queste batterie è risultato superiore. Ovviamente questo è influenzato da tanti fattori, come ad esempio la carica e la scarica. Se andiamo a scaricarle molto velocemente o a caricarle prepotentemente, avremo meno kilowattora all'interno di questo pacco. Vedremo anche in questo video la realizzazione dei busbar, questo punto dolente, cosa importantissima. I busbar devono essere avvitati in maniera perfetta, altrimenti la resistenza andrà a cambiare le portate. Questa è una cosa molto importante. E inoltre vedremo come realizzarli senza spendere cifre astronomiche e faremo dei busbar come questi, che vi farò vedere nei dettagli, che sono 3 mm, 20 mm, per 9 centimetri, punto 1, per utilizzare in questo modo la barra da un metro e fare 11 busbar. Vedremo tutti i dettagli, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con una barra di un metro, 9,1 per 11, abbiamo ottimizzato l'uso della barra e abbiamo fatto dei busbar veramente con una notevole portata. Vi ricordo che a bassa tensione devono essere grossi. Questo io lo definisco il limite massimo di questi busbar, perché gli stessi supporti, gli stessi poli dove andremo ad ancorare e ad avvitare questi busbar non sono più potenti di questi. Quindi è inutile che andiamo a fare il 5 mm di altezza su un polo che alla fine ha invece la stessa portata del 3 mm. Quindi 3 mm è il massimo. Chiaramente, se facciamo un impianto a 24 volt o a 48 volt, avremo il passaggio di molta più corrente, perché la tensione più è alta e più ci agevola nella dimensione dei cavi, ovvero andremo ad assottigliarli. Buona visione, iscrivetevi al canale. Cominciamo subito quindi dalla realizzazione dei busbar. I busbar che ho realizzato, ragazzi, costerebbero, se acquistati in internet, veramente una cifra. Sono di rame, li potete vedere benissimo, sono 3 mm, non come quello che vi avevo fatto vedere da 1,5 mm di alluminio. E poi sono riuscito anche a fare fori, due fori scanalati. È stato un lavoraccio, però, come dico sempre sul canale, con la pazienza e con la determinazione si riescono a fare dei lavori fatti veramente bene. Questo busbar è stato stondato, è stato lucidato, sembra uscito da un'oreficeria, e le connessioni sono perfette, quindi abbiamo a questo punto un prodotto molto forte che ci durerà per sempre. Potremo cambiare il pacco batterie, ma questo busbar ci seguirà. Per realizzare quindi i busbar andremo a posizionare la nostra barra in rame e ogni 9 cm andremo a segnare un punto di taglio. A questo punto taglieremo tutti i pezzi con una squadra in modo da fare un taglio dritto, e questi saranno gli 11 busbar che faremo da una barra di rame di un metro. Un consiglio personale: se tagliamo a 9 cm, che è la misura del busbar, avremo 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. L'undicesimo arriverà a 99. Ecco che sul metro ci avanzerà un centimetro. Allora, cosa faremo? Taglieremo e quindi ridisegneremo tutti i segni per il taglio a 9,1 mm, in modo da evitare di buttare questo pezzo di rame, ma lo integreremo nei busbar, quindi la lunghezza sarà 9 cm e 1 mm. A questo punto avremo ridisegnato tutta la barra con 9
centimetri e un millimetro di taglio. Vedete che il disegno precedente va a incrementarsi rispetto a quello che era stato fatto, e avremo il taglio finale qui, quindi avremo ottimizzato il taglio di tutta la barra. Tenete presente che col seghetto di solito un millimetro se ne va, quindi avremo precisamente il taglio di quel millimetro e avremo 11 bus bar da 9 cm esatti. Mentre preparate l'attrezzatura, assicuratevi di mettere un pezzo di gomma o di cuoio, di pelle, di cartone, se non avete nient'altro, in modo che quando andrete a stringere la barra per il taglio non andrete a rovinare il rame, che come ben sapete deve essere perfettamente liscio per avere una buona coesione con le batterie. In questo modo non rovineremo la barra e faremo un taglio preciso. A questo punto abbiamo tutti i nostri bus bar, e questa volta come volevamo noi, cioè molto spessi, cioè 3 mm. E adesso io procederò a una molatura degli spigoli, perché a me piacciono leggermente stondati, non è obbligatorio, ma però andiamo a renderlo morbido come questo profilo, che è molto lucido, e ricordiamoci che la superficie deve essere perfettamente lucidata. E quindi abbiamo adesso un prodotto veramente tosto, soprattutto abbiamo un prodotto che riesce a resistere soprattutto alle grandi portate delle basse tensioni. Comunque anche per i 48 volt questi bus bar massicci di rame da 3 mm sono sicuramente la soluzione ideale. Procederò con la prima mola di pietra e andrò a sgrossare gli angoli. Sgrossati gli angoli, come vedete dalla mola in pietra, passerò all'altra mola e lavorerò di fino in modo da lucidare tutta questa parte che ho già molato. Per questo procedimento ho usato una mola lamellare con grana 1000. Praticamente non è una classica mola, è fatta di lamelle, e quando gira riesce a lucidare in maniera eccezionale. Se guardate il risultato finale è realmente fantastico, cioè abbiamo praticamente un bus bar migliore di quelli che potremmo comprare, perché abbiamo 3 mm di rame perfettamente lucidato e stondato. Ecco, questo rallenterà anche l'ossidazione, perché le cose lucidate sono meno attaccabili delle cose ruvide. Ed ecco la connessione dei bus bar. Vi ricordo che queste due celle sono in parallelo, quindi abbiamo messo un bus bar qui e un bus bar qua. Poi abbiamo messo questo e questo, cioè abbiamo creato prima i paralleli. Perché? Perché poi andremo a sovrapporre quelli che connetteranno in serie. In questo modo non avremo un dislivello sulla connessione, perché se andiamo a porre 1, 2 e 3 avremo una discesa e non avremo un contatto perfetto sui poli. Ecco che quindi andremo a connettere prima questi due e questo andrà sopra, in modo che sarà perfettamente connesso con il resto, lo stesso questo e lo stesso quello. Quindi alla fine con una barra di un metro abbiamo fatto 9,1 mm e abbiamo tagliato, come ho detto prima, non solo forato per mantenere anche un certo scorrimento i bus bar, in modo da adattarli alle varie dimensioni. Questo è importante. Dove metteremo il polo negativo? Qui, quindi a questo o a questo bullone andremo ad attaccare il cavo del polo negativo, e a questo bullone andremo ad attaccare il cavo del polo positivo. Questo è un pacco batterie pronto. Nel prossimo video andremo a vedere ovviamente
come dovremo comprimerlo in modo da dargli una longevità, sicuramente, come dicono i libri universitari, andare una longevità molto molto superiore che non lasciarle così libere. Ora, nel prossimo video parleremo della compressione delle batterie. È una cosa importante perché dalla carica e dalla scarica abbiamo visto il comportamento delle batterie, che sembra anomalo, invece è naturale. E da ricerche effettuate ho visto che la compressione è una cosa dovuta, è una cosa che va fatta. Vedremo tutti i dettagli perché non può essere fatta a caso. Ci sono tante teorie, infinite teorie. Andremo a vedere quella ottimale, secondo ovviamente il mio personale punto di vista, siete liberi di seguirlo o no. E vi do un anticipo del prossimo video, perché dalla carica e dalla scarica sono successi degli avvenimenti che sono interessanti per tutti coloro che devono acquistare o hanno già acquistato le batterie LiFePO 4. Dopo aver effettuato la ricarica delle batterie e senza averle in alcun modo compresse, notiamo che c'è una leggera dilatazione sul lato esterno. Se voi vedete con questa barra di alluminio, i due lati sono visibili ed è la batteria leggermente spanciata. Questo ci fa capire che senza costringere la batteria, cioè senza comprimerle, c'è una sorta di leggera dilatazione, siamo nell'ordine di un millimetro circa per ogni lato, e questo, a detta degli scienziati e dei costruttori, è normale, ovvero se le batterie sono lasciate così nella posizione naturale hanno una dilatazione. Ovviamente nel lato inferiore c'è una leggerissima decompressione. Se vediamo, le batterie sono leggermente all'interno. Ovviamente dilatando il lato più morbido, il lato più lungo, va leggermente a stringersi quello più corto. Questa è una condizione normale per le batterie lasciate libere. Ecco che dalle ricerche effettuate invece la situazione è opposta, cioè le batterie che sono leggermente vincolate, cioè compresse, hanno una durata in termini di longevità molto molto superiore. Bene, anche oggi questo video spero sia stato di vostro interesse. Abbiamo visto come assemblare un pacco batterie, abbiamo messo in parallelo le celle e le abbiamo messe in serie. Abbiamo fatto 12 volt 640 ampere, potenza pura, che sia sul vostro caravan, che sia a casa, che sia sulla barca a vela, abbiamo 8 kW di energia accumulata per tutta la notte, perché durante il giorno andremo a utilizzare direttamente i pannelli mentre il sole produrrà la sua energia. Quindi grazie anche di aver visto questo video, al prossimo!